Eccoci qui, oggi voglio mostrarti come si può fare un succo con l'ananas. Ci sono tre fasi. Montiamo il corpo macchina. Come vedi, il corpo macchina ha questa aletta di gomma che può essere rimossa per la pulizia. Ecco, per pulirla prendo lo spazzolino che ti ho già mostrato quando ho aperto la macchina. Guarda che bello che è. Molto fine, si entra e si pulisce tranquillamente, raggiunge tutti gli spazi, anche quelli più nascosti. Molto facile da pulire, lo vedremo in un video successivo. Quindi chiudiamo l'aletta. Qui vedi che c'è una guarnizione di gomma, ok? Che serve per non far cadere del succo. E appoggiamo la base al corpo macchina, che è molto pesante. Ecco, non l'ho detto, ma il giù espresso, tutto il sistema di spremitura pesa 7 kg, quindi è molto pesante. Hot Point di Ariston pesa molto meno. E prima o poi voglio fare questa prova di paragone. Sicuramente il motore è molto differente e quindi la durata del giù espresso è molto superiore. La seconda fase è il montaggio della coclea. Guarda com'è fatta la coclea. Io ti prendo la vecchia coclea. Questa è la vecchia coclea, vedi, di giù espresso 11, sempre di Coway, molto simile, però la differenza sostanziale è che ha il filtro e la coclea assieme. Quindi sono state assemblate assieme. Adesso ti mostro quanto è facile, non ci sono tacche per inserirlo correttamente, va bene in ogni suo punto. Lo appoggio e il gioco è fatto. Questa è la seconda fase, ok? La terza fase è montare il coperchio. Il coperchio, come vedi, è molto più stretto degli altri giù espresso. E molto facile da montare. Ecco, qui ci sarebbe anche il pestello per schiacciare verso il basso, diciamo, quella frutta e quella verdura che si incastrano. Però secondo la mia esperienza non si incastrerà mai, quindi è una cosa veramente che non userai mai. Non serve praticamente a niente. Quindi io lo appoggio, giro tutto bene fino alla chiusura, e giù espresso è completo così, è già funzionante. Accendiamo e poi inizierò a buttare senza sosta tutto quell'ananas lì, ok? Farò dell'ottimo succo, ci sarà del succo e ci sarà lo scarto del succo. Adesso ti mostro quanto è facile e quanto veloce fare il succo di ananas con un ananas che pesa più di 1,5 kg. Attacco la presa. E giù espresso parte. Stai vedendo? Vedi come esce il succo? Vedi con che velocità? Se hai un bar, se hai una struttura, un locale, non pensare che non faccia il caso tuo, perché giù espresso è molto più pratico di quello che pensi. Il bello è che non si ferma mai, vedi che non si ferma? Vedi lo scarto? Vedi il succo? Ce n'è ancora un po'.
Noi continuiamo a buttare dentro, giù espresso non si incastra mai. Guarda bene il movimento. Il sistema a coclea verticale è interessante perché non si blocca mai, a differenza di quelli a coclea orizzontale. Ricordi quando la mamma faceva la passata di pomodoro, che bisognava ogni tanto smontare la macchina perché si incastrava? Proprio per quello che si incastrava, perché era a coclea orizzontale, quindi la vite era posta orizzontalmente. Invece qui, per la gravità, la macchina si tira tutto dentro e cade in verticale, ok?